la sorella di Don Lino Lupo, parroco di Venaria, mancato 15 mesi fa, non ha ancora un posto dove essere seppellito. Lei vorrebbe pregare sulla tomba di suo fratello, ma non può perché la cappella è inagibile. Noi siamo veramente un po' delusi per quello che è successo, siamo rimasti troppo male. E allora adesso vogliamo che mio fratello abbia una degna sepoltura e un posto dove venire a fare una preghiera, a mettere un fiore e tutto. Noi tutti, tutta la famiglia, tutti gli amici, tutti quelli di Venaria, tutti aspettano questo. Lei da dove saluta suo fratello? Da questa fessurina? Da questa fessura qua, da qua, dal vetro c'è una piccola fessura e guardo di là. È possibile, dico io, che uno... Una cappella che è inagibile da 10 anni e dove è sepolto anche Don Mosso. Eh sì, non c'è solo mio fratello, c'è anche Don Mosso e forse anche un altro prete, perché mi sembra che sono 3-4 lì posti. Ho sentito, ho visto dei nomi tempo fa e ci sono sepolti anche gli altri, non solo per mio fratello, ma anche per tutti quelli, per quelli che sono lì dentro e per i parenti che vengono, che adesso per i morti c'erano tanti fiori dietro la porta. Lei è stata contattata dalla curia? No. Quindi quando suo fratello doveva essere sepolto, lei l'ha saputo all'ultimo momento? No, è venuto Don Luca col signor Calabrese e ci ha organizzato il funerale, poi il posto fa dove lo mettiamo e dove lo mettiamo. Noi abbiamo detto Maltesano perché c'è anche nostra madre, fa posto non, artesano non ce ne fa. Se volete chiediamo al comune se ce lo fanno mettere lì nella cappella con gli altri preti. Fa, però sappiate che per 2-3 mesi non si può entrare perché c'è stata un'infiltrazione. Quindi è stata avvisata di questa infiltrazione? Sì, di questa infiltrazione. C'è stata un'infiltrazione, ma non ha detto che era inagibile la cappella. Allora noi abbiamo detto, ma sì, custone 2-3 mesi, non importa. Passano in fretta, poi ci possiamo venire dopo. E così al momento abbiamo accettato. Quando è stato il momento del funerale, della sepoltura, abbiamo visto la cappella e allora siamo rimasti veramente di stucco. Dico, ma dove ce lo fanno mettere? Ma in quel momento si è rimasti un po' così sbalorditi, di corsa, fa dai che lo entriamo dentro, che qua non si può stare, così e cosà, fa lo mettiamo qua, fa poi se ne parla. E hanno entrato la bara e subito hanno chiuso le porte, neanche siamo potuti andare dentro per vedere dove l'hanno messo, sotto, sopra, non abbiamo visto niente e saputo niente. E questa è stata la nostra sepoltura e tutto. Ci siamo rimasti veramente di stucco tutti, i parenti, chi si trovava, dice ma una cosa così poteva essere fatta una cosa più, una cosa, non so come vorrei dire, come vorrei spiegare, un posto come tutte le altre persone, non è che chiediamo niente, chiediamo di avere un posto come tutti e avvicinarci vicino, e pregare sulla solo per pregare lì davanti a lui, solo quello, perché noi eravamo troppo uniti. Sì, siamo come amministrazione siamo molto dispiaciuti dell'incomprensione che c'è stata, frutto di una mancanza di chiarimenti da parte della curia, in particolare quando la curia ci ha chiesto l'autorizzazione straordinaria perché sapeva che la cappella non era agibile. Noi abbiamo, come giunta, abbiamo deliberato la concessione per il posizionamento della salma all'interno insieme ai confratelli, specificando chiaramente in una lettera scritta indirizzata direttamente alla curia stessa che la soluzione sarebbe stata una soluzione non perseguibile da parte dei familiari nel momento in cui sarebbero venuti a trovare il proprio caro. Per questo motivo adesso ci adopereremo per cercare una soluzione con la curia e proporre delle soluzioni alternative, appunto, al fine di cercare di agevolare anche i familiari
nella visita ai propri cari in questi momenti nei quali si recano appunto al cimitero. Da quanti anni versa in questa situazione di degrado la cappella dove custodisce anche le ossa di Tommaso? Ma c'è una delibera del 2011 dove si fa riferimento già a uno stato di degrado della cappella, quindi siamo oltre i 10 anni di in cui versa in questo stato. Oltretutto il problema è che non abbiamo trovato nel triennale che ci è stato passato dalle amministrazioni precedenti nessuno stralcio di attività da fare in merito a questa cappella, per cui non era mai stata presa in considerazione e adesso bisognerà capire come intervenire. Ovviamente sono opere che vanno inserite nel triennale, vanno reperiti i fondi e quant'altro. Fossero stati programmati prima sicuramente saremmo un passo avanti. Com'è la situazione all'interno? All'interno ci sono diversi loculi occupati e più un ossario al piano interrato. La cappella non è agibile per motivi di pericolo di calcinacci o altro, per cui non può essere utilizzata per le visite dei familiari all'interno. La situazione generale invece dei cimiteri di Venaria? Sì, diciamo che questo è lo specchio della situazione dei cimiteri, me l'abbiamo già dichiarato più volte, ci sono moltissimi lavori che devono essere fatti in città e molti di questi ricadono appunto sui cimiteri. Siamo intervenuti, come i cittadini sanno, l'anno scorso nel risolvere il problema dell'amianto a terra nei due cimiteri nella città, dopodiché a fronte di un esposto siamo intervenuti sul mettere in sicurezza per il momento alcuni manufatti che presentano il rischio di crollo e quindi non sono in sicurezza e sui quali stiamo intervenendo con una progettazione per ripristinarlo con delle manutenzioni straordinarie. Purtroppo questo è frutto di un degrado dovuto all'incuria e alla mancata manutenzione degli anni passati.